La quinta edizione del Colli di Crea Motor Event non ha deluso le aspettative, riconfermandosi ancora una volta uno degli eventi più attesi dell'anno a Serralunga di Crea in provincia di Alessandria. Organizzato da Crea Motor Event, ha radunato, a partire da venerdì 22 settembre, centinaia di appassionati del motorsport per un evento nato con un duplice scopo. Da una parte, far conoscere il mondo dei motori a tutti, specialmente i più giovani, sperando di avvicinarne il maggior numero possibile, e dall'altra lo scopo benefico. Per 3 giorni la consueta formula Rally Taxi, adatta ad ogni età, dai grandi ai piccini, ha fatto vivere l'adrenalinica emozione di salire a bordo di auto da rally e drift a fianco di piloti esperti. Venerdì poi, reduce dal successo dello scorso anno, all'imbrunire si è potuto godere dello spettacolo offerto dalle auto a fanaliere accese in una suggestiva cornice in cui sono state presenti diverse autorità. L'importante scopo della manifestazione è stato quello benefico, alla quale la kermesse motoristica è dedicata, e in particolar modo a 4 associazioni: Vitas, Croce Verde di Murisengo, Attivamente e Semplicemente Edo. Vitas è un'organizzazione di Casale Monferrato che si occupa di offrire assistenza a domicilio, in degenza e in ambulatorio alle persone affette da malattie inguaribili. La Croce Verde di Murisengo, oltre ad aver supportato l'evento con il proprio servizio, si occupa del trasporto pazienti e di primo soccorso. Attivamente, altra associazione di Casale Monferrato, è nata nel 2021 per consentire a tutti i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva di svolgere attività sportiva in inclusione, promuovendo il valore educativo dello sport. Ed infine, semplicemente Edo, di Cavagnolo, si occupa di bambini ai quali è stato diagnosticato l'autismo. Anche il medico rianimatore presente alla manifestazione ha devoluto il suo compenso alla causa sposata dall'organizzazione. Ma la 3 giorni di motori è stata deliziata anche dal buon cibo, grazie al centro ricreativo parrocchiale di San Candido, che ha generosamente destinato parte dell'incasso alle 4 associazioni coinvolte. Anche quest'anno, quindi, la passione per i motori e la beneficenza sono state il connubio perfetto che ha regalato uno spettacolo autentico.